Ciao ragazze, questo è un video di risposta al tag che ha lanciato Lady Mia. Bellissima iniziativa perché appunto è un tag sui prodotti Passepartout, io vivo di prodotti Passepartout, quindi qual è meglio occasione che parlarne in questo tag? Allora, inizio subito così facciamo un video abbastanza veloce. Il mio primo prodotto Passepartout è questa, che è una palette della Kiko, della linea Posh Couture, e la mia è la numero 2 Spectacular Pink Variations, ed è una palette che mi porto, potrei dirvi, mentendo sempre in borsa, quando invece non è vero, ma nelle condizioni disperate in cui siano 5 secondi netti per truccarsi, mi è utilissima. Ed è appunto questa palette che è composta di terra, illuminante e blush. Ora chissà se l'avrete vista perché mi sono mossa in continuazione, quindi vabbè, la terra nel momento in cui non ho il tempo per applicare fondotinta o ciprea, quindi crema idratante terra, illuminante per i vari punti luce e il blush, anzi utilizzo due opzioni, quindi o utilizzo la terra, quindi calco un attimo di più sullo zigomo per fare un blush, per fare appunto un effetto sul marrone, quindi delle sfumature marroni, oppure utilizzo proprio il blush, che è un ciliegia matte, insomma sono dei colori abbastanza naturali che si adattano un po' con ogni tipo di trucco. In più la palette, anche lo specchio, quindi comodissimo da portare in borsetta. Quindi prodotto Passepartout numero 1. Il secondo, dunque, per le labbra, vabbè, io quest'anno mi sono innamorata della Pencil Lip Gloss della Kiko e io utilizzo quasi sempre la numero 11. Ok, ve la faccio vedere, perdonate l'assenza di punta, ma le mie matite non hanno mai la punta, cosa da non fare. E questo è un colore che sulle mie labbra appare piuttosto naturale, quasi un nude, perché io ho le labbra molto scure e quando veramente non ho idea e non ho idea di che colore mettere sulle applicare sulle labbra, o ho poco tempo, o sono di fretta, o quando non so cosa mettermi in borsetta quando esco, questa c'è sempre. Seconda opzione, che può essere utilizzata, quindi abbinata con la lip gloss, con la pencil lip gloss o da sola, appunto il gloss. Questo è un gloss che ho acquistato qualche tempo fa e appartiene forse a una vecchia collezione di Diego Dalla Palma, ed è appunto un gloss trasparente, glitterato, non troppo, quindi crea comunque un bel effetto volumizzante ed è, essendo di una tonalità, scusate, avendo una tonalità neutra, è applicabile con qualsiasi genere di trucco, quindi veloce. Poi questi gloss di Diego Dalla Palma comunque appiccicano molto, quindi danno proprio quella sensazione di pienezza sulle labbra, sono molto particolari e danno una profumazione molto intensa, quindi se avete modo di provarli ve li consiglio. Quindi questo era il terzo prodotto. Il quarto prodotto è un ombretto della Kiko ed è il numero 58, che ho trovato in super 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 saldo in un outlet qui vicino a casa mia, ed è questo qui, sperando che voi riusciate a vederlo. Si tratta di un rosa pesca shimmer, da poter utilizzare tranquillamente sulla palpebra nobile o come illuminante sull'arcata sopraccigliare, punto luce, insomma è quel prodotto che in un attimo vi dà quella sensazione di vi toglie la sensazione del trucco spento, della faccia stanca, insomma. Oppure siete un attimo fuori e appunto volete ravvivare comunque il vostro make-up, questo è fenomenale. Poi il quinto prodotto senza il quale appunto non posso stare senza è un prodotto chiaro, è un ombretto chiaro da mettere sulla palpebra mobile. Oggi si vede che pioverà perché sto balbettando. E quello che vi voglio mostrare, se riesco ad aprirlo, è della Be Pretty Eyeshadow Mono ed è il numero 1 Frosty ed è questo bianco. È un bianco satinato e questo proprio come ombretto, quindi
palpebra mobile, magari una riga di matita o sfumare con un altro ombretto più scuro, ed è quello più veloce, insomma, senza pensare all'abbinamento di colori come anche oggi, insomma, giallo e rosso. Mi sono data un po' la pazza gioia con la mia palette della Zoeva, però nel momento in cui non avessi tempo, nel momento in cui non ho tempo, vado sul bianco, comunque vado sui colori neutri. Niente, questi sono i miei 5 prodotti passepartout. Grazie ancora a Lady Mia per l'idea e niente, a presto.